Un saluto da Andrea Castriotta e benvenuti a questa nuova puntata di Capitanate Sport Magazine, ovviamente su Mitico Channel, e per questo ringraziamo ancora una volta Biagio Poricelli. Questa puntata, come sempre, è dedicata a tutti gli sport della nostra terra, escluso il calcio. Pertanto invito ancora una volta tutti i presidenti, gli allenatori o chiunque voglia promuovere la propria associazione dilettantistica sportiva, inviando del proprio materiale, foto, video e quant'altro alla mail info@capitanatesport.it. Bene, fatta questa dovuta premessa, entriamo subito nel mondo della pallavolo maschile Serie B nazionale Girone G con la sconfitta purtroppo dell'Ecolav Udas Volley Cerignola, che perde appunto in casa con l'RD Taranto. Peccato per i ragazzi biancazzurri di Andrea Pozzi che, sebbene vincessero il primo set, perdono i successivi due. Riescono ad acciuffare il tie-break vincendo il quarto set, ma appunto perdono per 15-11. Scendiamo di categoria in Serie C, Girone A. L'Enrico Tecno Master Beats Cerignola batte in casa Happy Volley e Picasa Pallavolo Martina per 3-7-1. Complimenti ai ragazzi di Mister Tauro che con questa vittoria salgono a 24 punti e con una giornata di anticipo si laureano campioni d'inverno. La DS Group Lucera riposava, mentre l'Unipol Sai Lucera, come vedete dalle immagini, vincono per 3-7-2 in casa contro Toma Carburanti Ruffano. Una partita tiratissima ed un'importantissima vittoria per i ragazzi lucerini che la spuntano anch'essi al tie-break per 15-13. Grande balzo in classifica che appunto raggiunti i 10 punti, valgono la settima posizione. Parliamo ora di pallavolo femminile in B1 con le vittorie delle nostre due compagini, appunto la di Lillo Libera Virtus Cerignola e Corsara contro Finchiara Santa Chi Finchiara Santa Chiara, scusate, in provincia di Messina, per 3-7-2. Una vittoria meritatissima che le ragazze cerignolane dedicano al proprio mister Salvatore Albanese per la nascita di Luca. Anche noi ovviamente ci aggregheremo ai saluti e soprattutto agli auguri. Anche vittoria per la BCC SGR Volley Manfredonia che batte in casa la Planet Strano Light Catania per 3-7-1. Complimenti alle ragazze sipontine che salgono a 12 punti. In Serie B2 la Pallavolo Cerignola compie un autentico capolavoro vincendo in trasferta alla Lamezia contro la capolista. 3-2, complimenti davvero alle ragazze, alle Pantere Fucsia che stanno davvero facendo un campionato al di sopra di ogni aspettativa. Scendiamo di categoria, Serie D, rapida successione di risultati. L'Olimpia Ortanova purtroppo perde 3-0 contro la corazzata Nellei Volley. Giovinazzo batte la SVG Energia Volley per 3-7-0, sebbene i parziali siano stati davvero molto tirati. E infine, per quanto concerne il derbissimo, Farmacia Fares Lucera è battuta in casa dalla Foggia Volley per 3-7-1. Complimenti alle ragazze foggiane di Valeria Di Mauro che si confermano sempre più al terzo posto con 26 punti. Ora cambiamo sport, parliamo di pallacanestro maschile con l'Allianz Pazienza San Severo che ritorna a essere, diciamo, squadra imbattibile, battendo appunto l'Amatori Basket Pescara per 101 a 65. Avete capito bene, 101 a 65. Davvero grandi i ragazzi che, come vedete, un piccolo stralcio delle immagini, sono davvero fantastici. Per questo si ringrazia anche Paolo Marolla per queste immagini. Purtroppo invece la Castellana Udas Cerignola perde in trasferta a Giulianova per 71 a 61. Che dire, questa sconfitta davvero non fa bene ai ragazzi cerignolani, ma ci auspichiamo che si possano riprendere quanto prima possibile. Scendiamo di categoria, Serie C, Silver, Girone A. La Silac Manfredonia torna alla vittoria in casa contro Murgia Santeramo per 75-69. Grande festa in casa manfredoniana, davvero punti importantissimi per la classifica. Invece la Sunshine Vieste perde a Ostuni per 87-83. Come vedete dalle immagini, i ragazzi viestani sono stati in partita appunto fino alla fine.
fine, mettendo a segno anche una tripla sull'85-80, quindi 85-83, ma poi insomma non sono riusciti nella ripresa. Comunque complimenti ai ragazzi di Francesco De Santis. In Serie D, girone A, Diamond e Cus Foggia vincono ambedue le loro partite. La Diamond in casa ha battuto Pavimario Molfetta per 77-68. Complimenti ai ragazzi di Cristian Vigilante che calano appunto il Tris, terza vittoria di fila, che consente di entrare nella zona playoff, appunto al sesto posto, ultimo posto disponibile. Il Cus Foggia Basket è Corsaro a Bitonto vincendo per 57-55. Davvero una vittoria importante come il pane, appunto, che dà un po' di ossigeno in questa classifica che comunque rimane pesante. In promozione, scendendo di categoria, la Sveva Lucera batte Bulls Basket Bisceglie per 81-64. I ragazzi sono sempre primi, davvero un ottimo campionato per la squadra di Luca Maglie. Anche i ragazzi, diciamo i cugini lucerini, vincono in trasferta contro la nuova Virtus Corato. Grande impresa dei ragazzi di Giampiero Bernardi, che appunto si impongono 77-65. I ragazzi lucerini salgono in classifica e questo fa ben sperare per, diciamo, la seconda parte del campionato. Il derbissimo tra San Giovanni Rotondo e Virtus Foggia va ai padroni di casa, che appunto si impongono per 83-73. Parlando ora di basket femminile, ricordiamo che la squadra femminile della Magnifico Basket San Severo giocherà appunto giorno 19 a Taranto contro De Florio Francesco. In bocca al lupo alle ragazze. Cambiamo sport. Per quanto riguarda il rugby maschile, in Serie C2 il Foggia Rugby vince a tavolino la partita contro Francavilla, in quanto appunto i ragazzi ospiti non si sono presentati. Invece i terribili ragazzi dell'Under 18 erano a riposo e quindi prossimo weekend, insomma, vedremo cosa combineranno. Prima dei saluti finali vogliamo ricordare un appuntamento importantissimo per fine gennaio. Infatti giorno 27 e 28 si terrà a Cerignola un'importantissima manifestazione di tennis tavolo, organizzata dalla nuova associazione Tennis Tavolo Cerignola, capeggiata dal presidente Vincenzo Sforza. Giorno 27, nella mattinata, ci sarà la grande festa con il mondo del paralimpico. Infatti interverranno sia il presidente regionale del CIP, nonché la presidentessa regionale della FISDIR. Il pomeriggio si proseguirà con un torneo amatoriale aperto a tutti gli appassionati, pertanto chiunque voglia, insomma, cominci a prendere informazioni e si prepari per questo torneo. Giorno 28 invece ci sarà le finali della Butterfly Apulia Cup, un torneo unico nel suo genere, dove si affronteranno le vincitrici del campionato invernale di tutte le categorie dei campionati regionali, pertanto dalla C2 alla Serie D2. 16 squadre che si affronteranno per un montepremi che sfiora le 2000 euro. Quindi davvero complimenti agli organizzatori, alla FITET regionale Puglia, che ha deciso di investire in Cerignola, nel nostro territorio, per questo importantissimo torneo. Ora davvero siamo giunti ai saluti finali. Vogliamo pertanto invitare nuovamente a seguire i nostri canali, in primis Mitico Channel, seguire la pagina Facebook di Capitanate Sport e ancora una volta invito tutte le associazioni sportive a inviare comunicati, nonché video, foto alla mail di riferimento info@capitanatesport.it. Grazie e a sentirci a prestissimo.